Buon pomeriggio, in diretta dallo stadio Giuseppe Meazza di Milano trasmettiamo benvenuti ai mondiali, cerimonia di apertura della 14ª Coppa del Mondo di Calcio. Ripresa televisiva di Luciana Veschi. Vi ricordo alle 17.45 l'incontro Argentina-Camerun. Telecronista Bruno Pizzul, regista Giancarlo Tommasetti. Vi ricordo che il programma è trasmesso in stereofonia per le zone già raggiunte da questo servizio. Buona visione. Stiamo partendo, silenzio. Via e sciogli in un abbraccio la
follia. Notti magiche. Thank you.
It's all in how we play the fairest game.
va pensiero. Si allontanano le 200 ginnaste previste dalle coreografie del professor Zuffi, ciascuna con una bandiera del paese organizzatore. Ora collegamento con la scala. Riccardo Muti. Ecco questa splendida immagine del lampadario del teatro alla Scala che si dissolve sul panorama di Milano. Una cerimonia inaugurale breve, semplice e suggestiva con la quale si apre Italia 90. Fate il suo ingresso in campo, ora la banda dell'esercito italiano di Roma, eccola inquadrata. Verrà a schierarsi sotto il palco d'onore. Inutile sottolineare che sono numerosissime le personalità presenti. C'è il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, il Presidente della Repubblica Argentina Carlos Menem,
il Presidente della Repubblica del Camerun, Paulo Biya, il Presidente della Repubblica del Brasile, Collor de Mello, il Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, il Primo Ministro, Petre Roman. E l'elenco potrebbe continuare davvero a lungo. È schierata davanti alla tribuna. Vedete la tribuna delle autorità, c'è naturalmente un gran movimento, tutti cercano i personaggi. Vi dicevo che è una splendida giornata di sole, si era temuto che questa cerimonia di inaugurale e la partita d'apertura di Italia 90 potessero essere disturbate dal cattivo tempo. In realtà dopo un acquazzone nel primo pomeriggio è tornato il sole. Avete visto di scorcio in tribuna Massimo Moratti, che è stato colui che ha organizzato in pratica il mondiale qui a Milano. Silvana Pivolini del Paraguay è appesa con urgenza al posto di pubblica sicurezza dello stadio. E vedete questa splendida immagine dello stadio Giuseppe Meazza, che ha fatto toletta e si presenta in una veste straordinaria in occasione di questo atto inaugurale di Italia 90. Il Meazza è praticamente colmo in ogni ordine di posti. Vedete le strutture della copertura. Tutti gli spettatori sono a sedere. Vedete appunto la tribuna delle autorità con il presidente Cossiga, Giulio Andreotti, c'è anche il Craxi Spadolini, Menem sulla destra di Cossiga. Vedete questa panoramica delle telecamere sul pubblico, anche le torri di sostegno della copertura e del terzo anello sono state addobbate con margherite multicolori a sottolineare il momento ecologico